non soltanto per difendere l'articolo 138, ma perché sapevamo già, e non perché siamo veggenti, perché li vediamo in faccia ogni giorno, perché vediamo la mafia in faccia tutti i giorni in quel palazzo. Li vedevamo in faccia e sapevamo che volevano continuare e proseguire quelle riforme costituzionali già pensate da un tal Licio Gelli, il gran maestro della loggia P2, condannato addirittura, ho scoperto ieri, per depistaggio sulla strage di Bologna, che ha dettato le riforme costituzionali a Berlusconi, che ci ha provato molto tempo, i quali le ha dettate a Verdini, i quali le ha dettate alla Boschi e che le ha dettate a Renzi. Questo è un po' il percorso. Noi sapevamo che sarebbe successo questo e siamo saliti su quel tetto e abbiamo, grazie alla disobbedienza civile, che è l'unica cosa che ci salva, quando sei in dittatura governativa e dittatura mediatica, quando non fanno uscire quello che tu fai, quando si applicano norme transitorie che non esistono come la ghigliottina, tu devi utilizzare il sistema della disobbedienza civile non violenta per far uscire fuori delle tematiche. È un dovere di un popolo sovrano disobbedire, è un dovere, non soltanto un diritto. Comunque da qui alle europee i mantra saranno, dicono sempre no. L'altro giorno una giornalista, abbiamo parlato a Malagrotta di tante tematiche, di inceneritori, di rifiuti, delle nostre proposte di legge addirittura sul voto a rendere, della guerra in Afghanistan che ci costa 2,6 milioni di euro al giorno. Chiedete a un elettore del PD se è d'accordo a spendere 2,6 milioni di euro al giorno in Afghanistan per una guerra non nostra. Chiedetegli sugli F-35, come diceva Giorgio, fateli queste domande. Ecco, mentre noi parlavamo di questo, si è avvicinata una giornalista e mi ha fatto questa domanda. Ma voi dite sempre no? Al che io ho risposto no. Possibile che questa sia la domanda che ci interessa? Voi dite sempre no. Non diciamo no. Se si tratta di una legge sul conflitto di interessi, diciamo sì. Se si tratta di una vera legge anticorruzione, diciamo sì. Se si tratta di cacciare i lobbisti dal Parlamento, diciamo sì. Se si tratta di cacciare i mafiosi dal Senato, diciamo sì. Se si tratta di cacciare l'autista del camorrista Raffaele Cutolo, che ci sia da 8,5 metri a dove stiamo seduti noi, diciamo sì. Se si tratta di far lavorare un Parlamento libero, diciamo sì. Se si tratta di eleggere un Presidente della Repubblica non, diciamo, dignitoso, diciamo sì. Se si tratta di rifiutare tutti i soldi perché i soldi fanno schifo, fanculo ai soldi, diciamo sì. Siamo per il sì. Siamo per il sì. Io mi ricordo quando magari è capitato a qualcuno, andavamo agli spettacoli di Beppe e lui diceva certe cose, prima ancora che davvero utilizzassimo la rete come la stiamo utilizzando adesso, che ci informassimo come ci siamo informati adesso, e uscivamo fuori dallo spettacolo di Beppe Grillo con la sensazione mix di frustrazione, depressione, ma io veramente non sapevo nulla di tutto questo, non so se vi ricordate, ma veramente succede questo? No, non ci posso credere, ti sentivi un fallito, ma mi hanno preso in giro, sì. Mi hanno preso in giro, sì. Oggi se andiamo invece in queste piazze, come stiamo girando l'Italia sempre, tutti voi conoscete perfettamente il nostro lavoro, perché grazie alla rete, a questo lavoro che facciamo incessantemente dalla prima settimana in cui siamo usciti fuori dal Parlamento, stiamo sempre in mezzo alla gente, raccontiamo tutto quello che facciamo, siamo pronti. Se c'è uno che ha votato il PD e vuole farci una critica qui, o Forza Italia, e vuole farci una domanda scomoda, venite qui perché il microfono è a vostra disposizione. Sempre, sempre, venite e parlate. Ecco, ormai c'è un livello di informazione altissimo. Perché tutti voi conoscete la ricapitalizzazione della Banca d'Italia col decreto Banca d'Italia, che c'è appunto per il quale ci hanno sanzionato. Tutti voi conoscete chi c'è dietro all'Expo, le cooperative rosse, dietro al TAV, lo sapete perfettamente, conoscete il passato di Dell'Utri grazie alla rete, conoscete il passato di Berlusconi, il passato di Renzi, perché quanto è stato aiutato quando è diventato sindaco a Firenze dalla stessa ala con la quale oggi prova a fare le riforme istituzionali. C'è un livello di informazione, c'è uno zoccolo duro in Italia di cittadini sovrani informati che è incredibile, che è un nostro orgoglio, un vanto. In nessun paese al mondo c'è uno zoccolo duro di cittadini che vantano l'informazione che vantiamo noi in questa piazza oggi a Torino. Nessuno al mondo. Poi c'è un'altra parte di italiani che sono affetti da quel che definirei sloganpatia, che per paura non si lasciano andare, non si iniziano ad impegnare, perché è comodo aspettare un salvatore della patria, è comodo delegare, è comodo votare e fottersene, lo sappiamo perfettamente. Con loro dobbiamo avere pazienza, spiegargli le cose per bene, non essere eccessivamente duri, sicuri della nostra verità, accettare anche le critiche quando ci vengono fatte delle critiche in buona fede e parlarci e spiegargli tutte le questioni
aprirgli un PC, fargli vedere un nostro intervento. Questo dobbiamo fare. Poi c'è un'altra parte, purtroppo, che è assuefatta, che non gli fa schifo il fatto che vengano fatte delle riforme istituzionali con un uomo che ospitava i mafiosi. Non gli fa schifo che tranquillamente lasciamo scappare Dell'Utri, poi grazie a Dio è stato arrestato. Non gli fa schifo che il coordinatore della nuova truffa a destra in Reggio Calabria sia stato condannato. O che addirittura Genovese del PD, dobbiamo esprimerci a breve sul suo arresto, è un deputato, un nostro collega che ci siede a 25 metri invece a destra, per il quale appunto la magistratura ha chiesto l'arresto. Non si stupiscono molte persone perché siamo a suoi fatti, perché apriamo un giornale, si leggono inchieste, indagini e compagnia bella. Ecco, dobbiamo fargli capire che l'onestà è molto bella. Io sono fiero, orgoglioso di lavorare in Parlamento con i miei colleghi, che sono fratelli oltre ad essere colleghi. Mi sento fiero di essere italiano, cammino a testa alta, forse ho commesso qualche errore, ma sono una persona onesta. Per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro, non ho la mafia alle spalle, non ho la massoneria. Non abbiamo gruppi di potere, non abbiamo ricevuto finanziamenti da industriali, è tutto lì, il cuore sono i soldi, sono solo i soldi. Riva, quello dell'Ilva, ha finanziato contemporaneamente Bersani, che viene considerato una brava persona, con 98.000 euro, e contemporaneamente Berlusconi. Chi vince vince, l'essenziale è che quando entri in Parlamento ti ricordi del favore che ti è stato fatto, ti ricordi quei quattrini che ti sono stati dati, e questo è un po' il concetto. Per questo dobbiamo eliminare i soldi dalla politica, per questo insistiamo sì sulla rendicontazione, anche sugli scontrini fino all'ultimo centesimo, perché se togli i soldi dalla politica crei onestà lì dentro. Credo che siamo estremamente informati. Credo che sta nascendo da Torino a Pantelleria un popolo sovrano per la prima volta, e questa stessa sovranità, che è una parola bellissima, andremo a imporre in Europa, imporre. Il Movimento 5 Stelle, concludo, nasce per due ragioni principali. La prima, creare un controllo popolare intorno al potere. Il fatto che noi stiamo sempre in mezzo alla gente, senza scorta, e che sì, funzioniamo anche perché temiamo i cittadini, ed è giusto, perché un paese funziona quando le istituzioni temono i cittadini e non funziona quando succede il contrario. Il controllo popolare è importantissimo, partecipare, espulciarci qualsiasi cosa e non fidarsi neanche di quello che noi oggi diciamo su un palco, ma anche strano, noi siamo entrati in Parlamento l'anno scorso. E la seconda ragione è creare sovranità, allora, è quello che porteremo in Alessandro Europa, una sovranità bancaria. Stelle, a Torino la campagna elettorale per le europee. Ci fermiamo adesso per qualche istante e poi torniamo però tra poco con le principali notizie.